Atletica Leggera. A Genova si sono disputati i primi campionati italiani al coperto per i raffinati indoor. Vediamo le fasi principali della manifestazione, va bene? L'atletica leggera ha conquistato l'inverno. In una stagione nella quale nel nostro paese almeno le uniche notizie relative all'atletica erano fino ad un anno fa quelle relative agli allenamenti, Genova ha proposto con un successo superiore ad ogni aspettativa il primo campionato indoor assoluto maschile e femminile. Indoor sta per gare al coperto. Ma quanto ad attrezzature e a possibilità di record, gli impianti allestiti al Palazzo dello Sport di Genova hanno dimostrato una loro specifica validità. Ne fanno testo i 6 record assoluti che hanno contrappuntato gli ottimi tempi ottenuti nelle varie specialità del campionato genovese. Abbiamo scelto 3 gare significative: il salto in alto femminile, il salto in lungo maschile e i 3.000 metri. Nel salto in alto ecco Sara Simeoni della Scala Azzurra di Verona nel suo exploit di 1,64 m che le ha consentito di conseguire il nuovo record italiano. Lo stile è alla Fosbury. I tecnici dicono che se la giovanissima Sara riuscirà a correggere qualche difetto al momento del passaggio dell'asticella, potrà superare anche 1,67 m. Nel salto di lungo, Elio Lazzarotti delle Fiamme Gialle di Roma è giunto al limite di 7,51 m, una misura tanto più significativa che, come è avvenuto, conseguita al primo salto. Ed eccoci ad Arese. Il bravo mezzofondista italiano ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 8 primi e 2 secondi netti, una prestazione di assoluto rilievo che conferma le doti eccellenti di questo atleta che ha nella forza e nella continuità le sue doti più peculiari. Tra i risultati del campionato indoor meritano ancora una citazione le buone prestazioni di Righi nel salto con l'asta, Azzaro nel salto in alto e Bonetti negli 800 metri. 3 dei protagonisti dei campionati di Genova sono ospiti in studio, sono precisamente la Simeoni, Bianchi e Liani. Per la precisione sono la saltatrice in alto Simeoni, che ha stabilito il primato italiano indoor saltando metri 1,64, il quattrocentista Bruno Bianchi, che ha eguagliato la migliore prestazione sempre indoor correndo i 400 metri in 49 secondi netti. In precedenza lo stesso tempo era stato ottenuto nelle batterie da Cellerino. Ed infine Sergio Liani, che ha vinto la gara dei 60 metri. Grazie di essere venuti e rallegramenti. Passiamo al motociclismo.